I più nella Bibbia cercano i santi, noi invece in questo video andremo in cerca dei demoni. Satana, Lucifero, Belzebù, nomi che subito evocano i più tremendi esseri di questa categoria. In realtà vedremo molto presto che, al contrario della concezione moderna, molti di questi cosiddetti demoni hanno tutt'altra origine e tutt'altro significato. Se volete fare un bel viaggio nella demonologia biblica, non ci resta che iniziare. Partirei con il famoso Belzebù, che oggi suona più come un nome ridicolo che come quello di un demone. Belzebù è considerato un principe dei demoni nel Vangelo secondo Matteo, ma in realtà dall'Antico Testamento si capisce chi era veramente. Nel secondo libro dei Re è chiamato con il nome Baal-Zebub e si dice che è il dio di Ecron. Ecron è una città dei Filistei, un popolo nemico di quello ebraico, e quindi Baal-Zebub è semplicemente un dio di questo popolo. Baal-Zebub significa signore delle mosche, potrebbe essere un gioco di parole in ebraico per insultare questa divinità di un altro popolo. Infatti, secondo alcune teorie, il vero nome significava signore della soglia o Baal il principe. In varie mitologie Baal è il signore degli dèi, un equivalente di Crono oppure di Zeus nella mitologia greca, e quindi è tutt'altro che un demone, ma una tipica divinità di un pantheon principale antico. Belzebù quindi è il tipico esempio di demoni biblici che sono divenuti tali solo a causa di false interpretazioni del testo, perché in realtà non sono affatto demoni nel senso moderno del termine, ma sono dei. Lo stesso discorso vale per Dagon, che nel Medioevo fu considerato un demone, mentre nella Bibbia viene chiaramente indicato come un'altra divinità filistea, e infatti è il padre del dio Baal e dio della fertilità. È collegato al mare, in questo senso è stata basata sul Dagon mesopotamico anche l'entità Dagon inventata dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft. Un altro dio mesopotamico, chiamato Chemosh, ha subito la stessa sorte di Baal o Dagon. Viene annoverato a volte tra i demoni biblici, ma era un dio del popolo degli Ammoniti che abitavano sempre vicino al regno di Israele, come dimostra anche un reperto archeologico chiamato Stele di Mesha. È interessante che Chemosh può essere associato a un altro famoso demone biblico, ovvero Molech o Moloch, dall'espressione Chemosh Melech, ovvero Chemosh è il re. Moloch viene ritenuto uno dei più terribili demoni, venerato con idoli dalla testa di toro e addirittura con sacrifici di bambini. In realtà, già negli anni 30 del Novecento, gli studiosi hanno spiegato che Moloch non è il nome di un demone, ma il nome di un particolare tipo di sacrificio, come attesterebbe la lingua cartaginese. Anche se fosse un'entità, Moloch non era assolutamente un demone. L'idea di sacrifici umani è una denigrazione che veniva fatta nella Bibbia contro i popoli che veneravano Moloch. Come per gli altri nomi che abbiamo visto, sarebbe stato al massimo semplicemente un dio, forse lo stesso Baal di cui abbiamo parlato prima. Infatti il termine può significare semplicemente re ed essere un attributo positivo della divinità. Abbiamo appena visto una categoria di demoni che in realtà non erano altro che dei di altri popoli, e adesso inizia una categoria ancora più assurda, ovvero demoni che in realtà non sono affatto entità, ma sono in verità concetti scambiati per demoni. Abaddon è chiamato anche Apollyon nell'Apocalisse di Giovanni e viene inteso come un demone distruttore. In realtà nell'Antico Testamento significava abisso e era un luogo, non un essere. Questo significa che nel tempo il termine originario è stato completamente frainteso. Nell'Antico Testamento Abaddon veniva spesso associato con il termine Sheol, il cui significato non è chiarissimo, ma possiamo dire che era genericamente un oltretomba molto simile all'Ade dei Greci. Nello Sheol vanno gli spiriti dei morti a prescindere se siano buoni o malvagi, e nell'Antico Testamento non viene attribuito nessun valore negativo a questo luogo. Questa era la tipica idea antica di inferi anche nel mondo greco-romano, per esempio, in varie culture dove non c'è traccia della concezione successiva di inferno come luogo di malvagità. Nell'Apocalisse di Giovanni compaiono come popoli che servono il male anche Gog e Magog, che in altri testi successivi vengono interpretati come demoni.
Chiaramente questa è una reinterpretazione tarda, infatti in precedenza Magog è addirittura indicato come discendente di Noè e secondo lo storico Giuseppe Flavio è un antenato del popolo degli Sciti, quindi niente a che vedere neanche in questo caso con entità demoniache. Lo stesso ragionamento si può applicare anche altri quattro famosi demoni, ovvero Belial, Azazel, Mammona e Legione. Questi vengono indicati spesso come principi infernali, ma in realtà hanno tutto un altro senso. Belial è semplicemente un aggettivo che significa senza valore e nel tempo è stato erroneamente scambiato per un nome proprio. Azazel probabilmente è un modo per indicare il rito del capro espiatorio, un rito nel quale un capro veniva mandato nel deserto per espiare le colpe della collettività e non ha insito nessun valore negativo. Mammona è un termine aramaico per indicare la ricchezza e solo successivamente viene personificato come il demone dell'avidità o il dio denaro, aspetto che non era incluso nel termine. Legione forse è il caso più comico dei quattro perché non è assolutamente un nome proprio ma ricalca il latino legione che era una famosa unità militare dell'esercito romano. Si trova nel Nuovo Testamento in un esorcismo praticato da Gesù, ma molti studiosi convengono che l'episodio abbia un valore simbolico, chiaramente, contro l'impero romano. A questo punto avrete capito che è difficile trovare nella Bibbia demoni negativi a tutti gli effetti, nel senso moderno del termine, anche se questo può sembrare sorprendente per come siamo abituati a considerare questo testo. La stessa parola greca demone nel mondo antico non indicava uno spirito malvagio, ma in generale un essere posto tra il divino e l'umano, e già questo dovrebbe suggerirci che la moderna concezione di demone non era propria anche dell'antichità. Ma proviamo con Satana, il demonio in persona, magari almeno lui sarà un demone biblico. E invece le categorie moderne non funzionano neanche con lui. Come forse già sapete, il termine Satana in ebraico letteralmente significa oppositore, secondo alcune interpretazioni più precisamente oppositore in giudizio, ovvero pubblico ministero, e può anche indicare un generico oppositore o avversario politico. Tramite la radice ebraica della parola si capisce che non è inerente al senso e al concetto di male, né fisico né tantomeno metafisico. Nella Bibbia Satana non è neanche il serpente della Genesi, come molti credono. Solo successivamente viene rielaborato nella figura del nemico per antonomasia, tant'è che nell'Antico Testamento è semplicemente il titolo di qualcuno che esegue dei compiti per conto di Yahweh. Visto che neanche Satana è propriamente un demone biblico, viene da domandarsi a questo punto, un po' sorprendentemente se ci pensate, se ci sia nella Bibbia qualche entità che può corrispondere alla nostra concezione di demone, quindi proviamo a cercarla. Lilith è sicuramente qualcosa che si avvicina a quello che stiamo cercando, visto che gli studiosi ritengono che il significato della parola sia nell'antica lingua accadica, sia nel proto-semitico, sia quello di spirito, demone notturno. Come saprete, Lilith è un personaggio importantissimo delle culture del vicino Oriente e ha tantissime accezioni e significati. In alcuni casi è la compagna di Adamo, ancor prima di Eva, in altri è un demone femminile notturno, secondo altri ancora dietro al nome di Lilith potrebbe nascondersi una delle divinità femminili più importanti dell'antico pantheon mesopotamico. Quel che è certo è che la figura di Lilith viene trattata in molti testi antichi e attira ancora oggi la nostra curiosità, ma viene menzionata una e una sola volta nella Bibbia, nel libro di Isaia. Nel passo del libro di Isaia, Lilith potrebbe essere tradotto semplicemente con un animale notturno, come una civetta. Nella Vulgata, che è la traduzione latina della Bibbia, viene tradotto con Lamia. Lamia è, come Lilith, allo stesso tempo una seduttrice e un demone notturno, a seconda del racconto. Direi che questi termini ricordano anche il senso e l'evoluzione del termine strega, che significa in origine uccello notturno o civetta e solo in un secondo momento indica la strega come la intendiamo oggi. Lilith è diventata una sorta di prototipo della strega che è allo stesso tempo donna seduttrice e demone notturno, quindi possiamo azzardare che sia effettivamente qualcosa di simile a un demone che compare nella Bibbia. Certo, nei testi considerati canonici della Bibbia viene citata di sfuggita e per approfondirla bisogna leggere i testi apocrifi, quindi è un demone biblico solo allargando un po' le maglie di questa categoria. Un altro che può essere considerato in senso abbastanza ampio un demone è Asmodeo, che viene nominato nel libro di Tobia e nel Talmud.
Asmodeo deriverebbe da un termine delle antiche lingue iraniche, Ajmadeva, che significa Deva dell'ira, dove i Deva sono delle entità soprannaturali sia dello zoroastrismo sia dell'induismo. Quindi sarebbe una sorta di demone dell'ira, anche se questa etimologia non è sempre accettata. Nei racconti ebraici in realtà insidia per lo più le donne altrui. Uccide ben 7 mariti consecutivi di Sara, impedendole di consumare il matrimonio con questi, nel libro di Tobia, e nel Talmud insidia Bezzabea, la moglie del re David, delle mogli del re Salomone. Sia Lilith sia Asmodeo sembrano collegati anche alla sfera sessuale, sono un po' l'archetipo dei tipici demoni tentatori medievali, anche se non proprio i temibilissimi esseri infernali che associamo al concetto di demone. Come già sapete, se avete visto un altro mio video sugli angeli biblici, in realtà gli esseri più terrificanti della Bibbia, soprattutto della sua parte più antica, ovvero l'Antico Testamento, sono spesso associati non a Satana ma proprio a Yahweh. E anche in questo caso il sistema non si smentisce. Ci sono riferimenti a uno spirito malvagio inviato da Yahweh per tormentare nel libro di Samuele e a spiriti impuri o immondi sempre mandati da lui. Il demone come lo intendiamo oggi è in parte una rielaborazione del cristianesimo antico, ma si è diffuso soprattutto nel folklore medievale e rinascimentale, quando le demonologie sono diventate un argomento centrale dei grimori, come la famosa chiave di Salomone. Questi libri hanno creato un mix di nomi e di storie, però senza rispettare molto le vere origini e di fatto creando la concezione moderna di demone a cui attinge per esempio l'occultismo. Anche per questo nel video mi sono limitato solo ai cosiddetti demoni che compaiono effettivamente nella Bibbia e non in altri testi, e abbiamo visto che quasi nessuno di questi era veramente un demone. Una menzione d'onore spetta anche ai famosi angeli caduti, ovvero angeli che di fatto sarebbero diventati dei demoni. In verità questi compaiono soprattutto nel libro apocrifo di Enoch, che sono i grigori o vigilanti, degli inviati a vigilare sulla terra. I vigilanti si innamorarono di donne umane, con queste diedero origine ai Nefilim. I Nefilim sono dei giganti, dei quali ho parlato in un altro video insieme ai mostri apocalittici, che non metterò anche qui tra i demoni, nonostante in un certo senso ampio siano anche demoni. Avrete capito quindi che anche il più famoso angelo caduto, ovvero Lucifero, non si trova nella Bibbia. Infatti il termine latino Lucifer è usato per tradurre un passo del libro di Isaia dove ci si riferisce all'astro del mattino e solo una stratificazione di interpretazioni successive ha finito per associarlo a Satana. Tra l'altro abbiamo visto che neanche Satana era il signore dei demoni, quindi entrambi sono termini che hanno ricevuto un'interpretazione evidentemente forzata e ampiamente decontestualizzata. Per concludere quindi, nella storia della Bibbia, un testo che dovrebbe contenere tantissimi demoni, i principali veri demoni sono stati la traduzione e la libera reinterpretazione. La traduzione perché, passando attraverso tantissime lingue, il significato originario dei termini è stato storpiato e perduto. La libera reinterpretazione perché, come abbiamo visto, al testo sono stati attribuiti e vengono tuttora attribuiti all'occorrenza significati che non ha. Se ci pensate, come effettivi demoni si sono salvati dal vaglio dei testi originali solo Lilith e Asmodeo, e tutti e due sembrano nella Bibbia entità molto secondarie. Questo non toglie che Satana, Lucifero, Belzebù o Moloch si siano radicati nel corso dei secoli nell'immaginario, diventando i prototipi per diavoli e demoni di ogni sorta. L'importante è sapere che l'immagine moderna è frutto per lo più della fantasia di epoche successive, non delle versioni più antiche della Bibbia. Se siete arrivati fino in fondo, scrivetemi nei commenti anche il vostro demone preferito, sia tra questi tradizionali biblici, sia tra quelli di altre mitologie o opere di fantasia. Spero che questo viaggio nella vera storia dei cosiddetti demoni biblici vi sia piaciuto. Se lo avete apprezzato, iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti e magari consigliate il video ad amici che vogliono divertirsi a scoprire com'è nata la demonologia e il vero significato di tanti nomi apparentemente diabolici. Grazie per la visione! E a presto!